Riprendiamo dallo Slay Stadium di Bari, la gara è iniziata da qualche istante, esattamente da 20 secondi. Ricordiamo il risultato che per il momento è fermo sull'1-0 in favore della formazione dello Slay Bari. Ricordo il gol siglato al 40° minuto da Colella e quindi inizia il secondo tempo, un secondo tempo in cui il Manfredonia dovrà necessariamente reagire. Un'azione di trotta in avanti che è stata anticipata dal portiere L'Oliva, un secondo tempo in cui Antonio Castriotta, che è al mio fianco, potrà descrivere come necessità per il Manfredonia, che è quella di avanzare il proprio baricentro. Certamente sì, il Manfredonia deve cercare il pareggio, è importante cambiare il ritmo a questa gara, una gara piuttosto lenta. Lo Slay ha trovato, diciamo, il gol soltanto su quel tiro importante con cui Colella ha portato in vantaggio la propria squadra, ma fino a quel momento in effetti era stata una partita, diciamo, molto tattica, molto lenta, non vi erano state azioni degne di nota e quindi il Manfredonia deve assolutamente raggiungere quantomeno il pareggio in questa partita. Sarebbe importantissimo anche alla luce dei risultati, degli altri risultati di questa giornata. Ricordiamo, il Canosa ha terminato l'incontro e ha vinto 1-0 e al momento è al primo posto in classifica a pari punti con lo Slay e quindi il Manfredonia sarebbe già distanziato di 3 lunghezze dal Canosa e dallo Slay. Ci sono tutti i presupposti affinché il Manfredonia possa recuperare questo incontro, bisogna essere più veloci, bisogna costruire azioni di gioco più importanti, bisogna fare anche più movimento senza palla e il mister eventualmente dovrà anche cominciare a ragionare sui possibili cambi per velocizzare un po' la manovra di gioco del Manfredonia Calcio. Servirebbe un attaccante più duttile, più veloce, più dinamico sul fronte offensivo, opaca la prestazione di L'Annunziata. È vero che gioca di sponda, ma chiaramente All'Annunziata è dotato di lunghe leve, chiaramente la velocità non è la sua caratteristica principale, pochi palloni giocabili per gli attaccanti e quasi certamente mister Agnelli correrà quanto prima ai ripari, impostando, facendo anche dei cambi tecnici in maniera tale da consentire al Manfredonia di poter segnare. Sì, in effetti tutto quello che è stato poc'anzi descritto da Antonio non fa una piega, è proprio questo il leitmotiv della partita, di questo secondo tempo, un secondo tempo che, come detto, è iniziato da 3 minuti, il risultato è sempre in favore della formazione dello Slay per 1-0, adesso c'è un calcio di punizione che viene battuto in favore della formazione di casa, che attacca un tiro cross, poi il pallone termina ai calciatori del Manfredonia per un'eventuale proposizione offensiva che non avviene, poi il passaggio in avanti per Recchia, corre Recchia sulla lungolinea di destra, poi ancora uno scambio da parte dei Sipontini, un anticipo su Sementino, poi Sementino è costretto a correre ai ripari ma viene colpito duro, forse involontariamente, dal suo diretto avversario. L'arbitro è intervenuto invece ad ammonire, probabilmente c'è stato qualcosa di volontario nella commissione del fallo di gioco, quindi una ammonizione, Antonio, che tu ritieni giusta. Sì, la ritengo sacrosanta, anche perché Sementino era in anticipo rispetto a Salvati, quindi giocava il pallone, Salvati ha colpito da tergo Sementino e giustamente l'arbitro ha rilevato il fallo di gioco, la condotta fallosa, accompagnandolo dal provvedimento dell'ammonizione.
Quindi al momento sono due gli ammoniti di questa partita, il primo è stato Ciccerelli, poi Salvati, calciatore della United Sly, adesso la voragine per il Manfredonia. Ricordo che questo è un posticipo rispetto alle partite giocate nel pomeriggio, Manfredonia che è sotto di un gol, Recchia che recupera un ottimo pallone ma purtroppo è molto leggero, il calciatore del Manfredonia si fa anticipare, si ripropone ancora il Manfredonia con Monaco, Monaco si porta all'altezza dell'area di rigore sul fronte d'attacco di destra, prova a voltarsi, il passaggio a Recchia non riesce, ovvero Recchia non riesce ad agganciare, poi si propone in avanti Stoppiello per il Manfredonia, Ciccerelli è colpito e quindi una ammonizione nei confronti del calciatore con la maglia numero 29, Loseto, Ivan Loseto, ammonito Ivan Loseto per fallo su Ciccerelli, quindi terzo ammonito di questa gara e quindi vi sarà un calcio di punizione in favore del Manfredonia. La voragine e Recchia sono sul pallone, si forma la difesa della squadra di casa, attendono il segnale sia Recchia che la voragine, un po' tutti i calciatori del Manfredonia a parte Simone sono in avanti, solo Simone è rimasto indietro. Parte Recchia, il tiro, il pallone sorvola la porta, vi è stata una deviazione in calcio d'angolo, quindi il Manfredonia guadagna questo calcio d'angolo a proprio favore, alla battuta il calcio d'angolo per il Manfredonia, parte il tiro in avanti ma svetta la difesa della formazione di casa, poi ancora una rimessa laterale quando siamo giunti al settimo minuto di gioco con la Sly Bari, Sly United in vantaggio per 1-0 sul Manfredonia. Ricordiamo il gol siglato al 40° del primo tempo da Colella, azione del tutto personale da parte di Colella e il gol siglato a botta sicura da parte del calciatore della formazione di casa. Ancora Sly in avanti, poi il Manfredonia sulla difensiva, Monaco, Monaco, ancora Monaco, ma viene anticipato Monaco, la Carra, il tiro di Carra, un grande gol di la Carra. Beh, chapeau, a questo punto bisogna dire chapeau a questo calciatore, ha segnato un gol incredibile la Carra. Bene, questi sono gol, sono Eurogol, davvero, ha segnato un gol dalla sinistra del campo sul secondo palo del portiere, un diagonale imprendibile, nessuna coppa può essere addebitata ovviamente a Ciribè che è incolpevole in questo caso, quindi questi sono i calciatori che fanno la differenza, questi sono i calciatori che cambiano il volto delle partite, quindi bisogna dire veramente congratulazioni e chapeau a questo calciatore che ha segnato la seconda rete del per lo United Sly. Grande gol da parte di Giuseppe La Carra, il gol dell'ex in questo caso, una grande realizzazione, una grande prestazione da parte di La Carra, occorre dirlo, non possiamo esimerci dal dover ammettere che La Carra ha realizzato alla grande e non possiamo, come detto, esimerci dal congratularci con La Carra per questo grande gol realizzato dall'attaccante del United Sly. 2-0 il risultato e chiaramente si fa notte fonda per il Manfredonia quando siamo giunti al nono minuto di gioco e il Manfredonia è costretto a rincorrere per il doppio svantaggio, per cui Manfredonia che è costretto a rincorrere per il doppio svantaggio quando siamo
al decimo minuto di gioco e provano in avanti con Recchia i Sipontini, in avanti Recchia ancora a giostrare il tiro cross in avanti, il pallone è terminato al portiere della formazione dello Slai all'Oliva e quindi l'intervento del direttore di gara. Ma io tornerei davvero a parlare di questo grande gol realizzato da La Carra, il quale con un tocco perfetto di precisione, una palla a pallonetto che è riuscita a superare il diretto avversario, il portiere Ciribe, angolatissimo il tiro del calciatore della formazione dello Slai, un colpo che ci sta tutto per La Carra, che sappiamo che è attaccante di razza ed è quello che, se vogliamo, fa la differenza rispetto ai nostri attaccanti che purtroppo al momento non hanno avuto vita facile, non hanno avuto granché occasioni per poter impensierire la difesa della formazione di casa. Sì, Vincenzo, certamente sì, la differenza la stanno facendo gli attaccanti per lo United Slai, hanno avuto dei palloni giocabili e hanno insaccato in rete, quindi Colella al primo tempo e al secondo tempo La Carra con un'azione di forza è riuscito a svincolarsi dalla marcatura del difensore, ha tirato un diagonale sul secondo palo del portiere imprendibile, veramente una rasoiata, è stato veramente un gol spettacolare. Detto questo, certamente la differenza la stanno facendo gli attaccanti, il Manfredonia ha fatto un buon primo tempo ma è sceso in campo, adesso deve ancora raccogliere le idee. Ciò che manca a questa squadra, al Manfredonia, è la qualità degli attaccanti dello Slai ed è quello che fa la differenza, in effetti, anche perché abbiamo un centrale che è l'Annunziata, al quale sono pervenuti pochi palloni giocabili, stiamo utilizzando pochissimo le fasce laterali. Pasquale Trotta è l'attaccante nostro più rappresentativo, gioca sulle fasce laterali ma non riesce neanche a penetrare nell'area di rigore avversaria e quindi è uno spaesato all'Annunziata. E inevitabilmente il Manfredonia non riesce mai ad impensierire l'estremo difensore, l'Oliva, quindi sarebbe opportuno che il mister cominciasse ad effettuare dei cambi, a dare più vivacità e più dinamicità alla manovra di gioco del Manfredonia Calcio, altrimenti rischiamo di incassare altre reti da parte di questo Slai. Adesso in effetti il direttore di gara sanziona il Manfredonia Calcio per un fallo commesso sull'attaccante Zotti. Sì, conviene non sfilacciarsi perché lo Slai, tra l'altro, almeno dal punto di vista storico, se vogliamo, rispetto alle partite precedenti, è venuto fuori soprattutto nel secondo tempo e nel secondo tempo c'è stata sempre una gran messa di reti da parte della formazione barese, per cui speriamo ovviamente che non accada anche contro il nostro Manfredonia, che purtroppo sta soccombendo, sta perdendo con il risultato tondo di 2-0. Attacca ancora la formazione dello Slai, interviene il direttore di gara, ricordo il signor Salvatore Montanaro di Taranto, ad assegnare una punizione in favore della squadra sipontina. Ciribe, Nicolas Ciribe in avanti, poi corre Recchia per il Manfredonia ma non riesce a trattenere il pallone che termina oltre la linea laterale, quindi per la rimessa laterale in favore della formazione dello Slai. Ancora una rimessa laterale effettuata, poi l'intervento in avanti da parte di Loseto, Ivan Loseto, il Manfredonia ancora sulla difensiva, ma attenzione, un'azione per la formazione dello Slai, ancora un'azione di attacco per lo Slai, Zotti sul pallone, ha provato la squadra dello Slai a riportarsi in avanti, un'azione che è stata velocissima, condotta da Colella, poi ancora
un tentativo che purtroppo per lo Slay si è concluso con l'intervento difensivo da parte del Manfredonia, ma è stata molto molto veloce questa azione da parte della squadra barese, che si è portata vicinissima al terzo gol. 2-0 il risultato, lo vogliamo ricordare, quando siamo giunti al 15° minuto del secondo tempo. Sta per entrare Rubino in campo, dovrebbe... È Santoro, sì, Santoro che è attaccante, dovrebbe prendere il posto di L'Annunziata, perché anche in occasione della trasferta di Foggia, mentre adesso vi è una parata e poi Zotti. Zotti ha realizzato il terzo gol. Zotti. Sì, peccato, Zotti ha appena realizzato il terzo gol su una ribattuta di Ciribè, ma questa squadra, lo Slay, sta giocando in velocità e i difensori non riescono a prendere le misure, e quindi tutta la classe e l'evidenza tecnica del reparto offensivo dello Slay è venuto fuori in questa seconda frazione di gioco, e quindi è scaturito il terzo gol per lo Slay. In questo momento che il Manfredonia Calcio stava per effettuare la sostituzione, quindi viene richiamato in panchina Stoppiello e viene inserito un attaccante che è Santoro, un attaccante più duttile, più veloce, più combattivo rispetto all'Annunziata, e chiaramente adesso la gara si mette fortemente in salita per il Manfredonia Calcio, però le speranze non bisogna mai perderle, speriamo che il Manfredonia possa in qualche modo accorciare le distanze rispetto allo Slay. È un Manfredonia molto opaco, è sceso in campo la seconda frazione di gioco in catalessi, Vincenzo. Sì, purtroppo abbiamo notato come il Manfredonia sta subendo completamente le azioni di attacco della formazione dello Slay. Nella terza realizzazione Zotti praticamente ha fatto tutto quello che ha voluto, nessuno è riuscito a frenarlo nella sua corsa, e quindi il terzo gol da parte di Zotti a rimpinguare questo risultato per la United Slay contro il Manfredonia. Vi è stata la sostituzione, come detto, da parte del Manfredonia, con Santoro che è entrato in campo al posto di Stoppiello. Staremo a vedere, ma purtroppo con un risultato così pesante non la vedo molto molto facile per la squadra sipontina, soprattutto se si tiene conto che lo Slay sta giocando in questo secondo tempo soprattutto sulle ali dell'entusiasmo. Ma certamente sì, lo Slay sta giocando sulle ali dell'entusiasmo, supportato dal proprio pubblico Quintibruna, tantissimo entusiasmo, ma è chiaro che la differenza l'hanno fatta i suoi uomini più rappresentativi, quindi La Carra e Zotti puntualmente hanno lasciato un segno incisivo in questa partita, così come era accaduto nelle precedenti quattro partite che lo Slay aveva giocato e aveva vinto ovviamente. Questi attaccanti chiaramente hanno delle grandi doti tecniche, le hanno espresse in tutta evidenza in questa gara, ed è quello che poi ha fatto la differenza in questa partita. I nostri attaccanti non sono riusciti ad impensierire minimamente la retroguardia dello Slay. Adesso è entrato Santoro, speriamo che possa pervenire a Santoro qualche pallone giocabile, perché è uno che si danna sul fronte offensivo. Recchi ha cercato in qualche modo di dare vivacità alla manovra offensiva sulla tre quarti, ma diciamolo, Recchia non ha le caratteristiche tecniche di Zotti, però è mancato il gol a questo Manfredonia. Aveva disputato un buon primo tempo, un primo tempo nel quale poi era pervenuto nei minuti finali il gol dello United Slay su un tiro imprendibile purtroppo, ma il Manfredonia aveva giocato un buon primo tempo. Sì, un buon primo tempo che purtroppo fa da controsponda a questo secondo tempo in cui il Manfredonia sta subendo tutte le iniziative che partono da parte dello Slay, che almeno
per quel che fa vedere non appare sazio rispetto al 3-0 che fino al momento è riuscito ad incassare. Intanto il Manfredonia prova in avanti adesso con l'annunziata, il passaggio a Recchia, il tiro cross in avanti, il pallone, poi la palla termina in calcio d'angolo, un calcio d'angolo che sta per essere battuto da parte del Manfredonia. La voragine si porta alla battuta del calcio d'angolo, quindi attendiamo gli sviluppi di questa ulteriore azione quando siamo al 20° del secondo tempo. 3-0 al momento il risultato ad opera dello Slai, e ancora una azione, sono in 5 contro 2 del Manfredonia, in vantaggio praticamente i calciatori dello Slai che partono contemporaneamente. L'arbitro comunque è intervenuto ad assegnare la punizione contro la squadra, però è stato allontanato il mister che ha protestato per non aver frenato il gioco. Bene, cioè in questo caso in effetti mi sento di dire che insomma non vi era il fuorigioco su Recchia, assolutamente no. Bravissimo Ciribè a uscire dalla propria area di rigore, tempestivo nello sventare un possibile quarto gol da parte del United Slai, che aveva imbastito un'azione di gioco in contropiede, aveva attaccato la profondità con quattro attaccanti, poi sulla ribattuta di Ciribè Recchia era stato lanciato sul filo di fuorigioco e l'arbitro aveva fischiato e per questo mister Agnelli aveva protestato ed è stato allontanato dal terreno di gioco. E ancora un pallone a centrocampo per l'Annunziata che di sponda mette in avanti, recupera il pallone lo Slai, ancora la voragine, lo Slai recupera il pallone sui piedi di Zotti che la, ancora un pallone in avanti per lo Slai recuperato da Sementino che lo appoggia all'estremo difensore Ciribè, pallone sui piedi di Simone, per Monaco, Monaco avanza, palla al piede ma viene recuperato. Molta confusione tattica per il Manfredonia Calcio, non si riescono a trovare gli spazi giusti per impensierire la retroguardia dello Slai. L'Annunziata di sponda per Recchia che si danna l'anima per salvare questo pallone ma purtroppo finisce oltre la linea di fondo. Il gioco riprenderà con un calcio di rinvio battuto dal portiere L'Oliva. Eh sì, infatti L'Oliva sta per effettuare il calcio di rinvio, intanto entra in campo con la maglia numero 8 Turitto al posto di Salvati, quindi dobbiamo segnalare questo intervento di Turitto con la maglia numero 8 al posto di Salvati esattamente al 22° minuto del secondo tempo. Vogliamo ricordare i marcatori di questa partita, i tre gol realizzati al 40° del primo tempo Colella, poi all'8° minuto Lacarra, al 15° Zotti, e dobbiamo ricordare l'altra nota dolente per il Manfredonia, al 21° minuto è stato espulso per proteste mister Agnelli, il quale stava motivando le sue proteste rispetto a un fuorigioco che era stato fischiato contro Recchia che a suo parere, ma anche a nostro parere, non vera affatto. Per il resto poi Manfredonia sta andando avanti adesso con Recchia, entra al limite dell'area di rigore, un fallo nei confronti di Recchia, ammonito il calciatore Clementini Devezze per la formazione dello Slai, un'altra ammonizione, quindi sono quattro gli ammoniti in questa partita e adesso c'è questo calcio di punizione che potrebbe in qualche maniera
aprire qualche spiraglio per il Manfredonia, ma la vedo molto dura. Siamo al 24esimo minuto, sarà molto molto difficile. È vero che nel calcio può verificarsi di tutto, sta per essere anche effettuata un'altra sostituzione per il Manfredonia. Un'altra sostituzione, dovrebbe entrare in campo Granatiero. Il tiro e la palla era quasi entrata, ma è stato bravo l'Oliva proprio sulla linea a respingere. Antonio, una partita che appare stregata per il Manfredonia. Sì, una partita che appare stregata. Beh, l'uomo più rappresentativo, Recchia, chiaramente ha messo in seria difficoltà l'Oliva con questo calcio di punizione insidioso che è stato tolto dalla porta. E l'Oliva è il giocatore probabilmente più rappresentativo di questa formazione, si è dannato sul fronte dell'attacco giocando, diciamo, all'esterno dell'attacco, ha cercato di impensierire la difesa dello Slai. Prestazione opaca per l'altro attaccante, Pasquale Trotta, dal quale certamente si chiedeva di più rispetto a quello che ha mostrato nel corso di questa partita, però questa è una gara certamente difficile che ha mostrato chiaramente le differenze qualitative tra lo Slai in questa partita, non dico cruciale ma quasi, tra lo Slai e il Manfredonia Calcio. Però nulla è perduto e certamente lo sfuggirà alla dirigenza del Manfredonia Calcio, che molto probabilmente nella sessione decembrina bisognerà correre i ripari e rinforzare questa squadra, perché è evidente che vi sono delle lacune tra virgolette in alcuni ruoli chiave della squadra. Ricordiamolo che il Canosa ha battuto il Borgosso Molfetta per 1-0 e quindi certamente questa squadra andrà in qualche modo rinforzata nel mese di dicembre. Sì, intanto voglio ricordare che è uscito dal campo la Carra, che è stato effettivamente uno dei match winner della partita. Non è conclusa questa partita, ma la Carra ha realizzato davvero un gran bel gol. È uscito al suo posto, è entrato Fabio Loseto. Siamo esattamente al 26esimo minuto e continua ad attaccare lo Slai. La palla termina sulla difensiva per il Manfredonia. Sembrano si siano attenuati i toni da parte dello Slai, forse pago del 3-0, ma il gioco per la squadra di casa appare sempre molto fluido, molto agguerrito il team barese rispetto al Manfredonia, che invece è costretto sulla difensiva e almeno in questa partita non ha manifestato azioni degne di nota, se non l'unica azione nell'occasione in cui Stoppiello ha calciato, ha tirato in porta, ma questo è avvenuto nel primo tempo quando si era ancora sullo 0-0 e purtroppo le azioni del Manfredonia si sono concluse in quella occasione. Poi è stato tutto Slai soprattutto nel secondo tempo. Siamo al 27esimo minuto, quasi alla mezz'ora, poco più di un quarto d'ora al termine di questa gara, quindi molto molto difficile il cammino per il Manfredonia in questo secondo tempo. Un Manfredonia che non riesce a mostrare segni di reazione, addirittura un quasi autogol. Sementino all'indietro il pallone, poi è riuscito Ciribe a recuperarlo dopo il colpo di testa del compagno di squadra. Adesso attacca il Manfredonia, un tentativo per portarsi, per distendersi in avanti. Ancora Rubino sul pallone, un tiro cross di Rubino che comunque viene ribattuto, poi ancora in avanti i Sipontini, ma la formazione di casa, la formazione della Slai, si porta di nuovo in avanti, superata la linea mediana del campo, un cross a cercare Zotti, il pallone poi viene recuperato
recuperato dai calciatori Sipontini, una serie di batti e ribatti, un tentativo ulteriore in avanti. Ola con molta difficoltà riesce a difendersi, poi è commesso fallo sul calciatore, sul difensore del Manfredonia, che è apparso anche in questa partita impacciato e purtroppo in varie occasioni in difficoltà. Antonio. Sì, Ola è certamente un calciatore dalle indubbie qualità tecniche, però è risaputo che insomma non è nel massimo della forma fisica. È arrivato a Manfredonia che aveva qualche problema al ginocchio. Io che lo seguo giornalmente, spesso è costretto a sottoporsi ad allenamenti differenziati per qualche problemino, pare, lo dico, uso il condizionale, al ginocchio. È certamente un giocatore dalle indubbie qualità tecniche, cerca di dare il massimo. Questa è una partita difficile ed era normale che il mister lo schierasse in campo per contenere chiaramente le avanzate offensive degli elementi più rappresentativi dell'attacco dello Slai. Però è chiaro che a questo punto, se il calciatore ha qualche problemino, poteva essere anche sostituito. Abbiamo in panchina anche Rubino, che è un giovane centrale difensivo anno 1999. Quando non si fa fare esperienza in diciamo in queste partite, allora quando è che dovrebbe iniziare a giocare un calciatore? Comunque sia, è chiaro, adesso il Manfredonia difficilmente riesce a ribaltare questo risultato, anche perché è a corto di idee, è stanco, anche demoralizzato dall'aver incassato nel giro di pochi minuti tre reti. Non è affatto semplice ribaltare il risultato, quindi è ancora lo Slai che gioca il pallone con Zotti, che guarda il portiere, scambio in attacco, non aggancia il pallone. Zotti, che è temibile diciamo sulla tre quarti, e il gioco riprenderà con una rimessa laterale battuta dallo Slai. Tra l'altro Zotti è un Highlander, un immortale, un calciatore che ormai quasi sulla quarantina continua a giocare come un ragazzino, cioè è un calciatore che davvero sta manifestando una seconda giovinezza. Consentimi, Vincenzo, Zotti ha i piedi d'oro, è il giocatore che avevamo noi a Manfredonia, che Antonio Laporta, che a questa squadra avrebbe certamente fatto tanto comodo, perché è un giocatore che cambia il volto delle partite quando vuole, è un giocatore che ha avuto un passato professionistico, era molto legato ai colori del Manfredonia Calcio, lo è stato per diversi anni a Manfredonia, e certamente in questa partita un calciatore dalle qualità tecniche di Antonio Laporta ci avrebbe fatto certamente comodo, perché è in grado di inventarsi il gol in qualsiasi momento, sa tenere il pallone incollato al piede, è veloce e rapido, sa inventarsi assist anche per i compagni del reparto offensivo, e quindi oggi tutte le fiducie erano riposte sul nostro attaccante più rappresentativo Pasquale Trotta, ma giocando da esterno d'attacco purtroppo non è che abbia potuto essere temibile, e quindi realizzare, ecco, ancora un pallone per lo Slai. Il gioco riprenderà con un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la formazione dello Slai quando siamo al 32esimo del secondo tempo. Ormai ci avviciniamo verso il tramonto di questa partita, una partita che per la verità è al momento tutta meritata da parte dello Slai. Occorre l'obiettività massima dei termini in queste occasioni. Lo Slai ha siglato tre gol al momento, ha manifestato più tenacia in avanti, ha manifestato maggiori potenzialità soprattutto in attacco, quello che non è riuscito a fare il Manfredonia. È chiaro che non è una partita decisiva per l'intero campionato, però è una partita che può lasciare il segno, anche perché per il Manfredonia occorre immediatamente correre ai ripari, cercare qualche altra soluzione. Quello che è stato detto poc'anzi anche da Antonio Castriotta rispetto alla ipotetica possibilità di poter chiamare qualche altro giocatore esperto in squadra, anche se qualcuno riferisce che Antonio Laporta è ormai un allenatore, non è più un giocatore. Ma intanto il Manfredonia attacca, possibilità
il tiro è peccato che il pallone è terminato alto e quindi l'azione da parte di l'Annunziata si è conclusa con il nulla di fatto. Ha provato a voltarsi l'Annunziata, una occasione che è sfumata per il Manfredonia. Questo è accaduto al 34esimo minuto con l'Annunziata che ha provato a voltarsi in area di rigore, da Tergo ha calciato il pallone, è terminato poi alto oltre la traversa. Siamo giunti al 35esimo minuto, 10 minuti al termine, un po' poco per il Manfredonia, per quelle che possono essere definite residue speranze per agganciare il risultato, un risultato che appare ormai in cassaforte per la formazione dello Sly, che chiaramente adesso continuerà in questi ultimi 10 minuti a mantenere soprattutto il pallone ed a avviarsi soprattutto verso la conclusione di questa attività calcistica prevista in notturna, visto che ormai si sta giocando con i fari e la illuminazione artificiale. Sì, mancano veramente 10 minuti al termine della gara, è chiaro che adesso lo Sly, forte anche del vantaggio per 3-0 sul Manfredonia, cerca chiaramente di amministrare il gioco, chiaramente è attendista, è fermo nella propria metà campo, aspetta il Manfredonia, corto di idee, stanco questo Manfredonia, è stato letteralmente stordito dalle tre reti subite nel corso di questa partita. È chiaro che quando giochi con un avversario di questo spessore poi diventa assolutamente difficile recuperare tre reti. Ha avuto anche l'occasione l'Annunziata per accorciare le distanze, veramente a due metri dal portiere, però ha sparato alto sulla traversa. Questi sono gol che bisogna segnare assolutamente per avere anche una flebile speranza di poter riaprire la partita. Bene, e purtroppo da questa partita si deducono diverse cose. Prima di tutti mi dispiace essere ripetitivo, Vincenzo, ma è necessario che la dirigenza valuti anche l'opportunità di rinforzare questa rosa se l'obiettivo è quello di arrivare primo in classifica al tempo di questa stagione sportiva, perché è chiaro che oggi, dopo le quattro prime partite disputate dalla Manfredonia con avversari certamente non tosti come lo United Sly, se si fa eccezione per il Borgorosso Molfetta che in qualche modo in casa ci aveva impensieriti, però il Manfredonia, grazie alle invenzioni di Pasquale Totti di Stoppiello, era riuscito comunque a vincere la partita. Dicevo, salva fatta eccezione per il Borgorosso Molfetta, avevamo affrontato degli avversari di poco conto, tra virgolette ovviamente. Alla prima partita difficile chiaramente sono venuti fuori alcune problematiche, certamente il mister Agnelli saprà motivarli nel corso di questa settimana di allenamenti, la squadra certamente valuterà gli errori che sono stati commessi durante questa partita, ma a prescindere da questo è importante che la squadra possa essere rinforzata, diciamo, nella sessione, diciamo, di dicembre, con l'innesto di chiaramente di calciatori più rappresentativi che facciano la differenza, specie nel reparto offensivo. E poi speriamo che Ola riesca quanto prima a raggiungere una condizione fisica ottimale, perché comunque è rimasto in qualche modo diciamo impacciato sulle azioni offensive dello United Sly. Bene, bene, continuiamo con la cronaca. 37esimo minuto di gioco, avanza il Manfredonia, possibilità ma viene colto in posizione di fuorigioco, un calciatore del Manfredonia, Santoro, colto in posizione di fuorigioco, quindi ha segnato un calcio di punizione in favore dello Sly. 38esimo minuto, un'altra sostituzione per la squadra di casa, con il numero 51 entra Amoruso. Amoruso ed è uscito Faliero, quindi entra Amoruso, esce Faliero per la formazione dello Sly. 51
Amoruso in campo, maglie personalizzate per la squadra di casa rispetto alle tradizionali casacche indossate dal Manfredonia con i tradizionali 11 numeri più quelli di riserva, quindi qualche differenza anche in questo, anche se non sono queste le differenze che contano. Le differenze che contano sono quelle che vengono dal campo. Il campo dice che la SLAI sta vincendo per 3-0 contro il Manfredonia e almeno in questa partita si è dimostrata la squadra più forte rispetto ai Sipontini, che possono avere margini senz'altro di recupero, margini di miglioramento, ma rispetto a questa corazzata direi proprio che hanno qualche difficoltà, almeno a contenere le azioni offensive della formazione dello SLAI. Adesso ha provato a calciare a rete Granatiero dalla distanza, il pallone è terminato alto, forse occorreva provare qualche tiro da fuori area, qualche tiro da fuori, anche perché la difesa dello SLAI è apparsa impenetrabile, tra l'altro con un portiere esperto che ha dominato praticamente nella propria zona di campo, è intervenuto ogni qualvolta è occorso, non che la squadra sipontina abbia colpe rispetto al portiere, ma la formazione dello SLAI è apparsa più compatta, è apparsa più volenterosa e soprattutto con tanta voglia di fare di più rispetto al Manfredonia. Adesso è Zotti che arriva al limite dell'area di rigore, prova il cross, il pallone termina dall'altra parte del campo ma continua l'azione per lo SLAI, una ulteriore azione in avanti con Colella in avanti il pallone e ancora la squadra di casa a giostrare, il tiro in area di rigore, un cross che termina poi oltre il rettangolo di gioco quando siamo giunti al 40° minuto e ci avviamo agli ultimi 5 più recupero dalla termine agli ultimi 5 minuti fino alla conclusione. Vogliamo ricordare che questa partita è stata offerta da Manfredonia TV, il cronista che vi sta parlando è Vincenzo Di Staso, con al mio fianco Antonio Castriotta al commento tecnico e anche lui per gran parte la descrizione delle azioni di gioco. È un peccato che questo Manfredonia purtroppo porta a casa le pive nel sacco, cioè non porta alcun risultato, avrà tutto il tempo per rifarsi, avrà tutto il tempo per riorganizzare il proprio cammino, riorganizzare il proprio campionato, ma quest'oggi dobbiamo dirla tutta. Adesso è Ola che si fa anticipare, è ancora un'azione per lo SLAI, per poco la formazione di casa non riesce a realizzare il quarto gol e in questo caso si è notata purtroppo la difficoltà in cui è in corso il difensore Ola del Manfredonia. Certamente sì, è evidente la difficoltà fisica in cui si trova il difensore Ola del Manfredonia, che purtroppo ha qualche problemino fisico. È paradossale che la panchina o comunque il secondo non abbia deciso la sostituzione. È vero che comunque siamo sul risultato di 3-0, ma se hai un giocatore che soffre la velocità e che non riesce comunque a contenere le sfuriate degli attaccanti dello SLAI, beh, è chiaro che puoi anche provare una soluzione alternativa rispetto a un giocatore che purtroppo fisicamente non è al massimo della forma fisica. Quindi speriamo che questo giocatore in effetti possa quanto prima recuperare la sua forma fisica, altrimenti certamente non è il responsabile della sconfitta. Vincenzo, io mi è sfuggito, stavo facendo delle valutazioni sul giocatore Ola, sul difensore, chiaramente dicevo non è responsabile della sconfitta della Manfredonia, assolutamente, siamo stati poco propositivi, abbiamo imbastito pochissime azioni importanti, buono il primo tempo, poi è arrivato quel gol, mentre nel secondo tempo quando siamo rientrati dagli spogliatoi siamo rientrati a corto di idee e lo SLAI con delle magie dei propri attaccanti ha quindi segnato questa partita. Si riprende con una rimessa laterale da parte del Manfredonia Calcio, c'è sempre la voragine che appoggia su Granatiero al centro dell'attacco,
respinge la difesa dell'Oslay, il pallone termina in rimessa laterale che viene battuta da Simone su Santoro. Santoro gioca il pallone ma viene recuperato il pallone dalla difesa dell'Oslay, pallone che viene quindi lanciato in avanti sull'attaccante, recupera il pallone la voragine, sbaglia l'appoggio su Pasquale Trotta, recupera il pallone l'Oslay che cerca di avanzare sulla parte laterale del terreno di gioco. Ecco, l'arbitro sanziona una condotta fallosa da parte di Simone. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione battuta ai limiti della rimessa laterale, quindi è stato già battuto il calcio di punizione, non ancora l'arbitro ordina la ripetizione di questo calcio di punizione. Manca davvero poco al termine di questa gara, il Manfredonia sta perdendo per 3-0, la prima rete segnata al primo tempo e le altre due reti segnate al secondo tempo. Avanza tiro che chiaramente va fuori per nostra fortuna. Sì, un'ulteriore azione offensiva da parte della formazione dell'Oslay che si è conclusa con un tiro che è terminato fuori. 45esimo in questo istante, ormai siamo in fase di recupero che continua e senz'altro verrà portata avanti per un paio di minuti quantomeno. Non vi è stato alcun segnale da parte del direttore di gara a segnalare effettivamente il recupero. Oslay che porta il pallone ulteriormente davanti, Zotti per la squadra di casa, poi il passaggio in avanti, ancora Zotti di ritorno, poi il pallone termina fuori dal rettangolo di gioco per una rimessa in favore del Manfredonia. Sono 4 i minuti di recupero segnalati dal direttore di gara, un po' troppi per la verità, perché nel secondo tempo non si è perso eccessivamente del tempo, ma questi 4 minuti comunque servono a contraddistinguere un ulteriore momento, un'ulteriore fase di gioco che si concluderà con ormai la vittoria della formazione dello Slav, che molto fugacemente è riuscita a realizzare i gol in pochi minuti, i 3 gol in pochi minuti, e poi ha amministrato completamente il risultato dando la possibilità ai propri avanti di contenere le azioni del Manfredonia, allo stesso tempo di riproporsi in avanti. Un 3-0 che pesa come un macigno nei confronti del Manfredonia, ma che permette al Manfredonia di riflettere sui propri errori ed eventualmente permette alla società di poter organizzare al meglio, di pianificare al meglio la condotta per la successiva fase del campionato. 47esimo minuto di gioco, abbiamo detto che si tratta di 4 minuti di recupero, una ulteriore sostituzione che è avvenuta in questo momento per la formazione dello Slice, sta per effettuata una rimessa laterale, Zotti sul pallone, poi ancora in avanti Loseto, il pallone termina oltre il rettangolo di gioco, no, non è terminato fuori, e invece l'Annunziata recchia l'azione per il Manfredonia, viene condotta in avanti da Recchia, il quale prova il passaggio sulla sinistra, avanza ancora la squadra sipontina, un tentativo addirittura, un calcio di rigore incredibile, un calcio di rigore che è stato assegnato. Antonio, mi sembra un po' un regalo eccessivo per il Manfredonia, non mi sembra che vi sia stata un'azione effettivamente fallosa, un calcio di rigore che viene guadagnato. Intanto, dopo il commento, andiamo alla realizzazione di questo calcio di rigore. Pasquale Trotta sul pallone per il tiro a rete dagli 11 metri, alla battuta il gol
e adesso possiamo commentare questo gol realizzato da Pasquale Trotta con un regalo ottenuto dal Manfredonia proprio alla fine della partita. Sì, Vincenzo, magra consolazione l'aver segnato soltanto sul calcio di rigore, ha segnato dall'arbitro quasi un regalo, ma direi che probabilmente l'arbitro è stato in qualche modo tratto in inganno da Pasquale Trotta, che da vero attaccante è penetrato nell'area di rigore e ha non simulato, certamente c'è stato un contatto di gioco con il difensore, ma evidentemente Trotta ha accentuato la caduta e conseguentemente l'arbitro ha segnato il calcio di rigore. E benissimo, siamo riusciti a segnare il gol della bandiera, perlomeno è una magra consolazione, torniamo a casa con un gol segnato. In effetti poca cosa si era visto da parte degli attaccanti del Manfredonia Calcio. In questo momento il direttore di gara emette il triplice fischio per sanzionare quindi la fine di questa partita, che ha visto lo United Sly trionfare sul Manfredonia Calcio per 3-1 e quindi salta in prima posizione in classifica a pari punti con il Canosa Calcio. Bene, noi a questo punto possiamo anche chiudere questa cronaca e rimandiamo invece ulteriori commenti a quello che diremo in occasione di Secondo Noi su Radio Manfredonia Centro alle ore 17 di domani, quando potremo parlare ampiamente di questa partita che, lo vogliamo ricordare, si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore dello Sly. Lo Sly United ha battuto il Manfredonia per 3-1. Ringrazio Antonio Castriotta, ringraziamo anche Andrea Colaianni che ha effettuato le riprese, e per quanto riguarda me il saluto, il cordiale buonasera e la risentirci, la rivederci alla prossima occasione. Arrivederci a tutti.